la colpa di questa situazione è 100% di Valverde. Non capisco questa rotazione a settembre, non le capisco. E quando la dirigenza ti ha detto scusa, fai lo stesso che hai fatto l'anno scorso e mette 7, 8, 9, 10 punti di vantaggio fino ad ottobre e poi la Liga sarà decisa e poi sarà il momento di fare rotazione. Poi sì, quando tu hai 10 punti di vantaggio, allora sì, sì, quindi puoi fare tutte le rotazioni che tu vuoi. Però visto veramente fuori forma un Piqué che era assolutamente perduto e perso per il campo, un altro come Malcolm che praticamente non ha giocato perché ha già giocato 15 minuti, ha toccato 3 palle, 2 con pericolo. Non lo so, c'erano giocatori l'altro giorno contro il Girona, è stato lo stesso con Arturo Vidal, sono giocatori che veramente non hanno la sua posizione, non hanno il suo ruolo ancora, perché sono appena arrivati. Cosa succede? Nulla. Joaquín, guarda, io dico sì. Una cosa, no? Lo dico sempre quando mi dicono a volte a me, no, su certe cose. Dico, la persona compiacente, che vuole essere compiacente, sì, con tutti, è una persona senza personalità. Sì. E a me mi sembra questo, che Valverde vuole essere compiacente, sai, con tutti, e allora? Sai, l'unica cosa, Alberto, che è sicuro che tu hai il fracasso assoluto, sicuro 100%. Sai, quando tu, è l'unica, l'unico momento che tu sei sicuro che fracasserai, sai quando è? Esattamente, giusto quando tu hai fatto quello che tu hai detto, quando tu vuoi compiacere a tutti, quando tu vuoi compiacere a tutti, ovviamente, se ti metti nel ruolo degli altri, gli altri hanno diverse opinioni, assolutamente diverse della tua, e per questo motivo la gente diventa opinioni diverse sul tuo stesso discorso. Tu fai un discorso, per l'interpretazione è diversa per ognuno. Qua in Italia si dice quelli che ti tirano dalla giacca, se vince quello che tira più forte dalla giacca, capito? No, io non capisco, io sinceramente non capisco questa situazione, perché si sta parlando nei giornali oggi, purtroppo. Ieri sera ho fatto un esercizio veramente un esercizio di management della frustrazione, che è una definizione che soltanto capisco io, gestione della frustrazione. Ho detto basta, non leggo più tutti i commenti, perché sono commenti lunghissimi. Ho visto oggi il vostro WhatsApp, ho letto alcuni perché non ho avuto tempo, stavo viaggiando, stato molto occupato oggi, e sinceramente per leggere cose che sono negative, leggere cose che ti genera una frustrazione veramente, perché non sei capace di poter gestire questa frustrazione, veramente non lo leggo e basta. E penso che ancora siamo liberi, no? È vero che non siamo liberi o no? Sì, vero. Sì, sì, no? Sì, ancora siamo liberi, stiamo scherzando, siamo preoccupati perché per noi si cosa di Valverde, di Malcolm, di Arthur e Arturo Vidal, guarda la classificazione, noi siamo liberi. E la prossima partita la giochiamo a casa. Ci sono qualche situazione che sono veramente un po' stronzi. Io oggi ho deciso di fare un break, fare un turnover, fare assolutamente un tempo morto e dire non leggo tutto questo, perché veramente mi genererà una frustrazione, mi genererà un male, mi genererà una negatività che io non ho bisogno di avere questa negatività. Preferisco, lasciarmi un po' al margine fino alla partita di sabato, e dopo la partita di sabato forse sì, pensiamo 2-3-0, che penso, sono sicuro di sì, i discorsi sono diversi, perché ancora siamo liberi e tutti i discorsi saranno assolutamente diversi. Questa è la mia umile opinione, mi dispiace, però come voi potete vedere oggi non sinceramente ho dovuto fare altre cose, e sinceramente ho preferito gestire questa frustrazione verso un altro senso, e trattare di metterla in positivo, mettere tutte queste informazioni e metterla in positivo. Qual è la parte positiva di tutto questo? Guarda la classificazione. Va bene. Giusto? Esatto. Allora, giusto? Sì, allora, sì. Allora. La prossima partita è a casa, La prossima partita è a casa, sì, contro il Vigo. Speriamo che vada tutto bene. Io sono convinto che risolveranno.
Però dobbiamo, dobbiamo anche dirlo, non possiamo dire che va, va tutto bene, non va bene neanche al Madrid, no, non va bene, come diceva Sergio, non è andato bene neanche all'Atletico. L'unica cosa è che noi all'Atletico abbiamo perso punti con squadre decisamente inferiori a quelle a cui ha perso il Real Madrid, però insomma non è detto che il Real Madrid possa non perderle, perché anche il Madrid ha tantissimi problemi, quindi... Quindi ecco, noi dobbiamo solamente lavorare affinché si recupera questo gap. Ma come avevamo detto prima, che gli altri, come il Madrid, come il Real Madrid, come l'Atletico Madrid, eccetera, eccetera, il Siviglia, perdano, non, quello non giustifica le nostre mancanze, mai. Certo, assolutamente. Assolutamente, perché Ter Stegen a San Sebastian ha solamente rinviato il problema al Girona e Piqué con il gol ha solamente rinviato il problema al Leganés. Al Leganés poi è scoppiato quello che inevitabilmente sarebbe scoppiato. Meglio che sia scoppiato oggi, il 27 di settembre, che magari a ottobre contro il Siviglia o con l'Inter. O anche a Londra la settimana prossima, Sergio. No, meglio adesso. Meglio adesso, esattamente. Sicuramente o a febbraio, marzo, aprile, dove i punti certo. servono. Certo. Dove i punti servono anche a ottobre, Sergio, servono anche a ottobre, come l'anno scorso. Ti ricordi a ottobre? Sì, a ottobre eravamo a 9 punti del Patetico. Oh, ma poi ragazzi, io posso guardare, dirvi una cosa una cosa che io e Alberto vedevamo quella partita. Era il 4 gennaio del 2015. Del 2015 io e Alberto eravamo nella vecchia sede della Pegna Blaugrana di Roma, qui vicino, via Cimone. Esatto. Vedendo la sconfitta nel pomeriggio del Madrid dove perse il Madrid? A Valencia o a Siviglia? Valencia, sì, 2-0. 2-0, sì. Perse 2-0 a Valencia. Eravamo pronti per, sai, stavamo in piene vacanze natalizie, quindi all'epoca non facevo questo lavoro a turni, quindi avevo più tempo lavorando un turno fisso e vedemmo la partita e ci fu. E quindi era l'ultima volta che Barça e Madrid perdevano contemporaneamente. Chissà, magari ci ricorderemo in futuro del 27 settembre del 2018. La butto lì, la dico sì, così. Sì, perché è dal 2015 che non succedeva. Era quello. Proprio il giorno, il 4 gennaio, dove poi successe quello che è successo fino a giugno del 2015. Va bene, Sergio. Gol di Jordi Alba in propria porta, sì. Sì. Sergio, lo scriviamo sul calendario, Io l'avevo già scritto. Sta scritto quello. Scriverlo si può, ma se non lo cancelli dopo, no? Esattamente. Sta scritto. Allora, per chiudere la questione, poi passiamo anche a vostra idea sulle scudo. Si avvicina Londra, ritorna alla Champions. Ovviamente abbiamo questi problemi, però insomma poi la Champions dà sempre grandi stimoli al Barça e ai giocatori del Barça, Sergio, quindi sarà una bella partita a Wembley. Esatto, sarà una bella partita. Come si dice, lo stadio dove si gioca è uno stadio mitico, anche se ormai è quello ricostruito, quello nuovo. È sempre bello tornarci. Io c'ero stato in quella amichevole dove abbiamo perso 4-0 contro il Liverpool, ecco, due anni fa. Quindi io devo girare il karma, diciamo. Dopodiché Londra è sempre una piazza importante. Ci saranno due pegne di lingua italiana sicuramente. Tre. Quindi, a te? C'è anche Genova? C'è Lippi. Lippi, fenomenale. Quindi, allora, posso dire due penne italiane e una italo ablante, come scrivo sul Mondo Deportivo. Beh, ci siamo noi della Pegna Ticino, la Pegna di Roma, e adesso, come la tua notizia di poco fa, la Pegna di Genova. Quindi
C'è la peña, è la peña italofona della scorsa anche pure. Sì, chi, vabbè, chi viene? Le scorse, esatto, c'è qualcuno. So che ci sarà anche Ferran Prats, della peña Elborn. Sì, sì. Dopo Lucci. Ci sarà Lucci, Parecci. Esatto. E dopo di sicuro tanti altri che seguono anche la pagina Solicitude, no? Come io, Massimiliano e Joachim. E no, no, io no. Io no, io parto. Ah, ok, ok, ok. Niente, dai. Incominciamo ad andare a Londra a vedere cosa succede. Perché ricordo, lo ricordavo già settimana scorsa, Messi nel discorso inaugurale di inizio stagione al Gamper ha detto chiaramente che la vogliamo portare a casa, quindi tocchiamo ferro, voglio dire le balle, ma meglio dire ferro. E aspettiamo. Va bene, perfetto. Allora, invece Joaquin, invece per te che andrai invece a vedere la partita col Bilbao, ti aspetti una vittoria, ma ti aspetti anche che Valverde, insomma, faccia giocare i titolari o faccia turnover prima di Londra? Io penso che sarebbe assolutamente stupido tornare a fare una scherzata, una stronzata del genere, di mettere io come massimo metterei, se io fossi in Valverde, io metterei come massimo due cambi, due turnover per tutto l'11, per tutto il primo 11, come massimo due. Sarebbe meglio fare uno, sarebbe ancora meglio non fare nessuno, e se vinciamo 3-0 allora sì, metti tutti quelli che tu vuoi, esattamente. Però, quello che dicevo io, sì. No, lui li mette prima che quando comincia la partita, e poi quando stai pareggiando, perdendo, allora mette tutti i titolari. Non so, non arrivo a capire quel criterio. Ma va bene, non scherziamo, questi sono giocatori professionisti, non sono giocatori amateur che compitono per un boccato di calamare, no, scusa, sono giocatori professionisti che guadagnano 400, 500, 600 mila euro al mese, Messi guadagna 8 milioni, praticamente 8 milioni al mese, questo no, non scherziamo, che sono giocatori assolutamente professionisti, che Messi guadagna 3 euro ogni secondo della sua vita, pertanto deve fare il massimo che possa, ovviamente lui non farà il 100 metri, non lo farà in 6 secondi, perché è impossibile umanamente fare il 100 metri in 6 secondi, neanche tu guadagni 800 milioni, tu non lo fai perché è impossibile fisicamente, però sì, ovviamente sì, tu hai una rossa di 22, 23 giocatori, tra i quali 11 si sa che sono titolari, tu metti tutti quelli titolari, lo metti nel primo 11, e quando loro vengono 3-0, poi metti tre sostituti e basta, uno per linea, un davantero, un centrocampista, un difesa. Però fare tutti questi esperimenti, sì, tutti questi esperimenti che sta facendo, veramente non lo capisco, è un'altra cosa importante che... Un'altra cosa importante che voi non avete detto è che si sta parlando del rinnovo di Valverde, che questo non è, stiamo parlando di una cosa che è assolutamente alla rovescia di tutto quello che dovevo essere, perché ovviamente se a te ti danno il premio, ti danno il merito, ti danno l'onore di rinnovare il tuo contratto da 2 a 3 anni, gli hai fatto uno, stai facendo il secondo, e ti offriscono il terzo anno, questo vuol dire che tu stai facendo il tuo lavoro bene, e che tu hai un riconoscimento da parte della dirigenza che il tuo lavoro sta facendo bene. Allora, se tu stai questo riconoscimento, perché fai queste scherzate? Non lo capisco. E stai facendo il contrario di quello che ti sta dicendo la dirigenza. Questo il mondo dei negozi, il mondo in generale dei negozi, questo suppone una distruzione fulminante, andare via in strada di sicuro al giorno seguente, perché ovviamente se la tua dirigenza, il tuo capo, come lo vuoi dire, il tuo manager ti sta dicendo scusa, ho visto che il tuo lavoro è buono, ti voglio dare un premio, ti voglio rinnovare per un anno in più, tu devi fare quello che dice il tuo manager, non devi fare quello che tu vuoi,
c'è una cosa che qui mi balla, che non capisco esattamente la relazione che c'è tra questa notizia che è uscita, che io l'ho vista su Facebook, l'ho vista sui giornali, l'ho vista su tutti i posti che le offrivano.